Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Avevo preparato un video lungo, molto tecnico, l'ho anche registrato, ma poi non lo pubblico perché è estremamente tecnico e forse noioso. E quindi faccio solamente le conclusioni del video che avrei pubblicato. Essenzialmente era una sorta di rapporto, di lettura di quello che è un po' l'esperienza americana sui dosaggi del testosterone, dove si è evidenziato come vi sono delle difficoltà estreme nel misurare il testosterone, specialmente a basse quantità, quindi nelle donne, nei bambini o ancora il testosterone libero, di cui parlerò in un altro video in maniera un po' più tecnica, come evidenziando come i problemi che abbiamo qua in Italia, chiaramente spesso nel non avere lo standard, quindi manca la standardizzazione e l'omogeneità delle misurazioni. Se uno di noi fa degli esami del sangue del testosterone avrà risultati diversi in base al laboratorio. In questo perché sono delle piattaforme automatizzate dove ci sono dei riferimenti forniti comunque dai produttori stessi. Gli americani hanno istituito proprio un protocollo che ha coinvolto numerosi laboratori clinici e si è visto come in effetti il gold standard di riferimento sarebbe la spettrometria di massa associato in tandem alla cromatografia liquida. Nel video che avevo registrato avevo provato a spiegare in che consiste questo test, ma mi sono anche accorto che ognuno deve parlare di quello che sa, quindi è bene che questo eventualmente ve lo andate a studiare per conto vostro, non voglio mettervi in confusione. Sarebbe, ecco, il gold standard, la spettrometria di massa associata alla cromatografia liquida permetterebbe una misurazione eccellente anche dei bassi valori di testosterone. Questo è un po' un'utopia perché i costi sono molto elevati, le difficoltà di analisi sono complesse e quindi è chiaro che sono delle proposte che sicuramente in futuro prenderanno piede. Questo solo per dire come sia complesso talvolta riferirsi solamente ai numeri. Ecco, un collega endocrinologo che sentì in un congresso disse una frase semplice ma che mi rimase impressa: io curo le persone, non i numeri. Quindi è chiaro, è normale che per motivi di legge legislativi bisogna anche attenersi alle misurazioni dei valori per poter definire una persona che abbia bisogno o no di una terapia, ci mancherebbe. Ma proprio questa differenza di misurazione, il messaggio che voglio dare è che non dobbiamo essere vincolati totalmente al numero, ci possono essere delle variazioni, a parte alla propria situazione clinica, presenza assenza di sonno, uso di cortisone, allenamenti intensi, condizioni anche psichiche importanti, possono, sappiamo, variare il testosterone. Chi però è in terapia sostitutiva dovrebbe non risentire di queste variazioni esterne, ma le oscillazioni, diciamo, fisiologiche delle misurazioni del testosterone su queste piattaforme automatizzate e nello stesso tempo anche i valori di riferimento forniti dal produttore dell'apparecchio stesso fa sì che le nostre finestre di riferimento tendono sempre a variare, creando chiaramente una confusione. L'abbiamo sempre detto, ormai che la finestra è così ampia che crediamo tutti nella normalità, sia la persona che ha 9 che quella che ha 2,5. Questo non si accetta perché spesso, specialmente i numeri medio-bassi di valutazione, si associano i sintomi dell'ipogonadismo, che chiaramente, una volta escluse le cause esterne, l'ipotiroidismo, il diabete, l'obesità e quant'altro, ma ne abbiamo parlato spesso, serve all'uomo l'intervento di una terapia ormonale sostitutiva come obiettivo il suo benessere psicofisico. Penso che sia un diritto di tutti noi. Però ecco, non facciamo riferimento esclusivamente ai numeri, sappiamo che ci possono essere variazioni, quindi avere oggi 4,5 e domani 3,7 e fra 20 giorni 5,2 non vuol dire che ci sono cambiamenti importanti nella terapia, ma sono proprio le differenti tipi di misurazione. Talvolta anche nello stesso laboratorio ci possono essere delle oscillazioni. Quindi guardiamo molto i sintomi, guardiamo i numeri perché ci fanno anche capire se la terapia sta funzionando o meno, ci mancherebbe, però ecco, proprio un test univoco standard che permetta un'unica lingua tra laboratori e medici non esiste. L'unico riferimento di qualità sarebbe, come vi ho detto e vi ripeto, la spettrometria di massa associata in tandem alla cromatografia liquida. Sicuramente sarebbero esami costosi, per cui è chiaro che non possiamo affrontare mensilmente o trimestralmente spese enormi solamente per valutare l'oscillazione di un testosterone. Attendiamo che ci siano dei miglioramenti qualitativi, dei miglioramenti economici e sicuramente in un futuro avremo degli esami standard dove in qualsiasi laboratorio andremo avremo sempre lo stesso tipo di tipologia di lavorazione, di metodo di misurazione e quindi di linguaggio comune. Con questo vi saluto, farò video successivi sul testosterone, sul testosterone libero e su quelle che possono essere diciamo, i vantaggi e gli svantaggi della terapia. Video già fatti, ma ogni tanto è bene aggiornarsi, sia per me che per voi, prendendo spunto dalla letteratura che quotidianamente esce fuori ormai
non bisogna più acquistare i libri per informarsi e quindi tutto ciò che c'è di nuovo, di interessante, lo trasferirò chiaramente nei miei video. Con questo vi saluto, vi ringrazio come sempre e vi auguro buona giornata.